Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Ci faremo la daily con Cain. Vediamo che cosa ci dice la daily, se è qualcosa di fattibile oppure è totalmente impossibile. Temperance. Ok, e un cuoricino. Un altro cuoricino. Allora, dobbiamo tornare un attimo indietro a vedere la stanza degli oggetti. Un altro cuore. Qui c'è la stanza degli oggetti. Un cuore blu. Wall of Tar. Fa abbastanza schifo. Ma c'è una vaga possibilità di rerollare. Bombe. Wow. Un sacco di bombe. Allora, vediamo che cosa si può fare. Blankard. Blankard non è brutta, come carta. Come oggetto. Vero che Temperance non è utilissimo con... però la possibilità di ne prendo solo uno attualmente, poi torneremo a prendere gli altri. Ok, attualmente il livello di schivaggio è buono. Tu tornerai indietro. Ok, blood clot lo posso accettare. Quindi ci prendiamo i due cuori qui e il cuore qui. Stanza degli oggetti, stanza. Allora, facciamo così e così. Mi sta bene. Già, giusto. Kane c'ha un occhio, quindi le percentuali delle lacrime sono molto variabili in realtà. Allora, qua chi abbiamo? Ok. Ah, subito il boss così. Potremmo anche decidere di fare il boss e poi tornare indietro, eh. Tanto un po' di danno lo abbiamo. No, preferisco paperclip. Rognoso come pochi. Vediamo se riesco a concentrarmi e evitare già portato a metà vita. Ah, ci contavo di non prendere danno. Vabbè, che ci dici? È il top.
Allora, mi fa schifo Adam. Però, piuttosto che andare con i patti con l'angelo, lo faccio. Ci sacrifico un cuore. Vediamo se qua. Intanto dobbiamo andare comunque in Dark Room, credo. In chest, forse. Perché Adam non si attiverà praticamente mai. Siamo molto veloci, il che mi dà abbastanza fastidio, perché 1,6 già 1,5 secondo me è quanto più vicino alla perfezione. No, preferisco Blankard. È giusto, quella è l'attiva, no? Me la spari qui? Qui. Vabbè, mi hai dato a sufficienza. Ok, facciamo giusto un salto velocissimo di là. Se ci sono monetine sarò ben felice. Mi stava incastrando. Ok, si può scendere, giusto vediamo se per caso. Monete? Joker è perfetto. Quindi lo possiamo usarlo in tutti i livelli e lo useremo subito a sto punto. Cazzo. Non è male. Non male. Torniamo un attimo indietro e riprendiamo quello che ci siamo lasciati alle spalle, compreso te. Tanto qua Joker l'abbiamo già visto. Non so i Milk. Di peggio, ci abbiamo lasciato un sacco di oggetti qua, che è? Sì, però fa niente. Quindi possiamo andare felici allo shop, per esempio. Fastidiosa. Ah, Mega Blast conviene usarla. Interessante. Binky interessante.
Allora, appena ce l'abbiamo attivo. Appena ce l'abbiamo attivo, dicevo, ammesso che ci arriviamo ad attivarlo. Adesso siamo una sorta di spararobbi. No, non male. Sta bene, non siamo neanche riusciti. Muori un attimo. Bombe. Siamo veloci, quindi riusciamo a schivarlo anche abbastanza agilmente. Non ci fa grossa paura. Ok. Danno in più, non si rifiuta. Sto pensando se andare in questo di patto. Vedete quanto ho di possibilità di andare a patto? Zero. Ok, fa abbastanza schifo sto patto, perfetto. Scendiamo. Necropolis. Non è ancora il piano di mamma. Ui. Oh, avvisatemi se vedete Tinted Rock, perché io sono abbastanza cieco. Prendo più. Non puoi uscire da lì. Ok, questo è buono. C'è un altro. Ok. Il cuoricillo non mi interessa. Di 20. Una chiave in più. Deck of card o card mimic lì, o pills mimic mi interessa relativamente. Ce la faccio. Mi stai dicendo qualcosa? Qualcosa mi stai dicendo. Allora, se io queste però mi avvicinano. Male male non mi sembra. Ah, t'ho visto. Steam Sale sì. Ci piace. Tu?
adesso, vediamo se... Ok, uno è andato già subito così. Ok. Vediamo prima che c'è. No, niente che mi interessi. Lo prendiamo. Mi è solo abbassato la fortuna. Not bad. Not bad veramente. Ah, Necropolis 2. E questo è il livello di mamma. In tempo siamo in tempo. Il più è capire se siamo in grado. Se tanto si mette in fondo. Ok. Questa è una delle stanze che più odio, ma tipo in assoluto. È una di quelle dove prendo fin troppi danni. Assolutamente sì. Wow. Come vedete. Ah, beh, adesso c'ho 1,8 di velocità, ok. Ho incontrato te e tuo fratello, eh? Anche se speravo meglio. Tu mi sai di stanza segreta. Perfetto. Tu mi sai di beggar a cui si può arrivare. Dammi un cuore. Certo, con zero di fortuna non ci riuscirò mai. È abbastanza strana sta carta, devo dire la verità. Ok, si va verso su comunque. No, mi fa schifo. Ci tocca farlo. Bello Bloat che se ne va così. Chi è? Blasto. Va bene, blasto. Dai. Se la mette troppo a morire. Resistente. Perfetto, il fiocco di Maggie che è totalmente inutile, forse ci dà un cuore. No, aspetta. Ok, possiamo andare.
Fiocco di Maggi, se non erro, ci dà la possibilità che ogni mezzo cuore spawnato ci curi di un cuore. Quindi, schifo, schifo. Oh, merda. Oh, grazie, di ste bombe. Mortacci tua. Seriamente, no? Di solito lì c'è stanza segreta. Visto che ho già notato che non ci devo tornare alla stanza iniziale. Vieni, vieni. Quando ci arrivi mai qua? Questo si dovrebbe fare agilmente, no? Visto la quantità di danno e di lacrime che emettiamo. Grazie. Ok, così almeno incontriamo un cavaliere dell'Apocalisse. Non ci voglio entrare. Non voglio perdere cuori random, che francamente ne faccio anche a meno. Ok. Sì, però devo andare là. Sparo appena entrato in una stanza. Perché? Mamma mia, qui c'ho avuto un bel riflesso. C'ha senso? No. Peccato, avrei preferito l'altro. Mi devo dire dell'Apocalisse. Meglio volare? Non credo proprio. Non credo proprio. Con la quantità di danno che posso fare. Dammi un cacchio di libro. Qui sciolgo praticamente. Si va. Oh, brutta stanza. Fortuna non terrificante, però brutta. Cioè fastidiosa, più che altro. Ma sei incastrato? Ah, oh no, pensavo fosse incastrato. Che dici qua? Diventiamo un bookworm. A caso, vabbè. Andiamo di qua? Sì, può essere in realtà. Forse anche che qua ci sia la stanza segreta. Ma perché no? Lo faccio qua. Oh! Stiamo scherzando o cosa? Che mi ha dato danno? No, cazzo, cioè perdere tre cuori interi qua? No, però. Anche perché qui stiamo un casino in stanza.
No. No. Era pure la strada sbagliata, cioè ci ho pure preso una quantità di danno indicibile. Dai. Buongiorno. The Hanged Man no. No? Non me lo posso permettere. Cazzo, però non volevo fare una cosa del genere. Muoio è imbarazzante veramente, eh? Non ve lo dico. No, fammi andare a riprendere i cuori. Non esiste al mondo che io muoia. Vedete, mezzo cuore mi ha rifullato di un intero. Funziona così. Niente, noi abbiamo praticamente perso. Esatto, quello che intendevo. Abbiamo praticamente perso. Una stanza del genere si perde, appunto, perché si prendono 3 danni come un coglione in una stanza, a parte qua c'era il boss, quindi ero già da Ash praticamente. E avrei dovuto usare prima la testa. Non ce n'è. Solo che ci sono troppe spine, troppe se non voli è un casino. Vabbè, niente ragazzi, questo è quanto. Abbiamo fatto pena, ci avevano superato tutti. No, non tutti, ma insomma abbiamo fatto abbastanza schifo. E ci si vede alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi.